discepolo Gesù e Maitreya. Domanda. Nel libro Ritorno del Cristo dei Maestri di Saggezza si legge che il corpo di Gesù fu utilizzato dal Cristo durante gli ultimi 3 anni della sua vita. Dopo la crocifissione, la coscienza del Cristo entrò nuovamente nel corpo di Gesù e lo fece risorgere, così che il Cristo divenne un maestro. Ho capito bene? Giugno 85. Risposta. Temo che su questo punto ci sia un equivoco. Il Cristo era già un maestro risorto quando adombrò Gesù e lavorò attraverso di lui in quei 3 anni. Dopo la crocifissione, lui, cioè la sua coscienza, rientrò veramente nel corpo di Gesù deposto nella tomba, lo fece risorgere, nel senso occulto del termine, e si manifestò per circa 40 giorni, durante i quali fu riconosciuto numerose volte dai discepoli e da altre persone. Per Gesù questa fu l'iniziazione della crocifissione e al tempo stesso, per il Cristo, l'iniziazione dell'ascensione e non della risurrezione, già vissuta precedentemente. Domanda. Nel suo libro continua spiegando che Gesù non divenne un maestro nel corso di quella vita, ma durante la successiva incarnazione come Apollonio di Tiana e che negli ultimi 600 anni ha avuto un corpo siriano. Vorrei sapere che cosa accadde al corpo di Gesù di Nazareth. Apparentemente Gesù o Apollonio non ha questo corpo, poiché ne occupa uno siriano. So che il Cristo usa attualmente un Maya Virupa, un corpo da lui stesso creato. Quando la coscienza del Cristo entrò nel Maya Virupa, che cosa accadde al suo corpo precedente, il corpo utilizzato fino alla creazione del Maya Virupa? Potrebbe essersi trattato del corpo risorto di Gesù di Nazareth? E in questo caso il Cristo non potrebbe essere stato obbligato ad abbandonare il corpo risorto di Gesù, quel corpo che dovrebbe essere identico all'immagine apparsa sulla Sindone di Torino? Giugno 85. Risposta. In quanto iniziato di quarto livello, Gesù, non ancora divenuto un maestro, non aveva diritto ad un corpo risorto. Il Cristo possedeva già nascosto in un luogo nell'Himalaya un tale corpo e non aveva bisogno di quello di Gesù. Dopo 40 giorni distrusse il corpo risorto di Gesù e restituì al sole le particelle di luce di cui è attualmente costituito. Riguardo al Maya Virupa in cui il Cristo vive attualmente a Londra, esso fu creato nei 5-6 anni che precedettero il suo ritorno, nel luglio del 1977. Il suo corpo di luce, come lo chiama, il corpo, cioè risorto e asceso nel quale è vissuto negli ultimi 2000 anni, è ora a riposo nella sua valle dell'Himalaya. Questo corpo non è distrutto, ma si trova semplicemente in uno stato di sospensione o di animazione sospesa. La coscienza di Maitreya lavora pienamente attraverso il Maya Virupa che usa attualmente. Domanda. Maitreya si è reincarnato in Gesù alla nascita o si è manifestato attraverso di lui solo durante gli ultimi 3 anni della sua missione? Maggio 84. Risposta. Il processo del graduale adombramento di Gesù da parte di Maitreya iniziò quando Gesù aveva 12 anni e terminò quando ne aveva circa 24. Più tardi Maitreya lavorò attraverso il corpo di Gesù per 3 anni dal momento del suo battesimo. Gesù aveva allora 30 anni fino alla sua crocifissione. Ci è stato detto dalle chiese cristiane che Gesù morì per amore dell'umanità e che prese su di sé i peccati del mondo di allora. Insegnamenti esoterici affermano tuttavia che era un iniziato di terzo grado che con la crocifissione prese e manifestò la quarta iniziazione. Si dice che coloro i quali prendono questa iniziazione stiano in realtà purificando una parte del proprio karma.
Gesù era diverso da questo punto di vista, oppure potrebbe darsi che in una qualche vita passata abbia trattato altri nello stesso modo in cui adesso veniva trattato. Credo di avere capito che con la quarta iniziazione la gente reagisca con amore totale, contribuendo così ad elevare le vibrazioni della terra. Potrebbe essere questo ciò che la Chiesa intende? Maggio 86. Risposta. A essere sincero, non credo che la Chiesa capisca esattamente il senso di tutto ciò. I teologi si sono concentrati quasi esclusivamente sulla crocifissione, mentre è nella risurrezione che il cristianesimo trova il suo vero significato. Gesù non prese su di sé i peccati del mondo, nessuno può farlo. Questo concetto deriva dalla vecchia tradizione ebraica completamente cristallizzata, quella dei sacrifici di sangue a cui il Cristo ha tentato di porre fine. Ognuno di noi è responsabile, in virtù della legge di causa ed effetto, di tutti i suoi pensieri e di tutte le sue azioni. Poiché amava l'umanità e probabilmente ancor di più il piano, Gesù si sottopose alla crocifissione fisica, non per motivi karmici personali, ma perché gli fu chiesto di farlo, per simboleggiare esteriormente l'esperienza dell'iniziazione a quel livello. Tutta la storia del Vangelo è realmente un racconto simbolico del processo esoterico dell'iniziazione. Domanda. Quali sono gli insegnamenti di Gesù che attualmente non sono più utili per il genere umano? Ottobre 84. Risposta. A mio avviso, gli insegnamenti di Gesù, che sono ovviamente gli insegnamenti del Cristo, sono validi oggi come lo erano un tempo. Il problema è che non viviamo gli insegnamenti. In particolare Gesù disse: amatevi l'un l'altro e nutrite le mie greggi. Questo è precisamente ciò che dice il Cristo oggi. Domanda. Come dobbiamo interpretare le parole di Gesù? I poveri saranno sempre fra voi? Non c'è il libero arbitrio sul sentiero evolutivo? Ottobre 84. Risposta. Senza dubbio ognuno, anche il ricco, ha il diritto d'essere povero, ma quante persone scelgono di essere povere per propria volontà? Gesù non intendeva dire che i poveri dovevano sempre essere con noi. Al contrario, la maggior parte degli scarsi fondi del suo gruppo fu utilizzata per aiutare i poveri. Le sue parole si riferivano piuttosto al fatto che egli non sarebbe stato ancora a lungo con i discepoli e che sarebbe stato meglio nutrire i poveri anziché comprare unguenti costosi con cui ungerlo. Domanda. Sarà necessario che il Cristo, dopo il giorno della dichiarazione, includa fra i suoi insegnamenti una spiegazione del racconto del Vangelo, oppure sarà sufficiente che presenti il Maestro Gesù? Febbraio 83. Risposta. È probabile che in occasione di una conferenza stampa che precederà il giorno della dichiarazione, in risposta alle molte domande che gli saranno certamente poste in merito alla sua incarnazione in Palestina, egli rivelerà i vari fatti di quell'epoca e naturalmente di volta in volta potrà fare riferimento agli insegnamenti che impartì allora. Credo tuttavia che la presentazione del Maestro Gesù e degli altri maestri da parte del Cristo sarà sufficiente dopo le sue spiegazioni iniziali sulla continuità della rivelazione. Domanda. Mi chiedo se in questa nuova era la Bibbia cristiana sarà ancora utilizzata oppure se ci sarà qualcosa che la sostituirà. Novembre 83. Risposta. Nelle chiese cristiane la Bibbia continuerà ad essere usata per qualche tempo. È ovvio però che la presenza nel mondo del Cristo e dei maestri, compreso il Maestro Gesù, renderà necessaria una profonda reinterpretazione dei significati di quest'opera simbolica. Molto verrà sfrondato, ma molto verrà riconosciuto come importante, una volta interpretato correttamente alla luce della nuova legge. Sarà compito del Maestro Gesù guidare le chiese cristiane. Alla fine Maitreya inaugurerà una nuova religione mondiale basata sulla scienza esoterica dell'iniziazione. Domanda.
La Bibbia afferma che Gesù apparteneva all'ordine di Melchisedec, colui che non ha inizio né fine. Ci può spiegare chi è Melchisedec e il significato di questo ordine? Febbraio 84. Risposta. Che io sappia, Melchisedec è un altro nome del Cristo e l'ordine di Melchisedec credo risalga all'epoca babilonese. Era un ordine esoterico di discepoli preparatorio per le prime due iniziazioni. Domanda. Gesù era un esseno, come alcuni ritengono? Novembre 85. Risposta. Sì, sia Gesù sia Giovanni Battista hanno ricevuto i loro primi insegnamenti nella comunità essena. Domanda. Ci può spiegare l'Immacolata Concezione e la nascita di Gesù da una vergine? Marzo 86. Risposta. Secondo me, il discepolo Gesù fu concepito come tutti gli altri esseri umani. Non ci fu cioè nessuna Immacolata Concezione, né sarebbe stata necessaria per un iniziato di terzo grado quale era Gesù alla nascita. L'idea dell'Immacolata Concezione è un'invenzione dei padri della Chiesa per enfatizzare la divinità di Gesù in quanto figlio di Dio. La stessa idea di concezione immacolata si ritrova in altre religioni per dimostrare la divinità proclamata dal proprio fondatore o ispiratore. Domanda. Ci sono molti dipinti di Gesù. Alcuni di questi presentano una somiglianza con Gesù o con Maitreya? Dicembre 82. Risposta. Quando vedrete il Maestro Gesù, vi renderete conto che non è molto diverso da alcuni suoi ritratti, in particolare quelli che lo dipingono con il viso sottile, gli occhi scuri e il colorito pallido. Vengono in mente i quadri di El Greco, che ritraggono piuttosto fedelmente Gesù. Molte persone hanno avuto delle visioni interiori di come lui sia. Ora è in un corpo siriano di circa 638 anni, che non è il corpo in cui apparve in Palestina. Naturalmente questo non è Maitreya, né il corpo di Maitreya è modellato a immagine di quello di Gesù. Il Cristo è in un Maya Virupa, un corpo di manifestazione autocreato, che è stato concepito per presentare una perfetta rassomiglianza con il suo corpo di luce, un corpo risorto e asceso, che è ora a riposo nell'Himalaya. Domanda. Quale religione si avvicina di più agli insegnamenti impartiti dal Cristo 2000 anni fa? Ottobre 85. Risposta. In ogni religione ci sono persone che mettono in pratica i precetti del Cristo, anche se questo non accade per la religione in generale. Oggi credo che i Baha'i siano i più vicini, seguiti dal buddismo, quando questo non è troppo cristallizzato. Domanda. Quale delle principali sacre scritture è la meno alterata, la meno snaturata? Risposta. Gli insegnamenti del buddismo esoterico. Domanda. Recentemente ho avuto fra le mani un libro di Levi Dowling intitolato Il Vangelo Acquariano di Gesù Cristo. È stato veramente ispirato da una lettura degli annali della Kasha, come afferma l'autore? Aprile 85. Risposta. Questo è il genere di domanda a cui non amo rispondere in pubblico. È meglio che la gente si crei una propria opinione su queste cose. E io non desidero essere considerato un'autorità, ma poiché ho risposto nel precedente numero di Share a una domanda sui messaggi di Seth, tanto vale continuare. Che io sappia, il Vangelo Acquariano è veramente tratto dalle registrazioni akashiche che si trovano nell'area in cui il più alto dei piani astrali, il settimo, e il più basso dei piani mentali si sovrappongono parzialmente. Circa l'80% del contenuto è veritiero, ciò implica che il 20% non lo sia. Domanda. Alcuni dei Vangeli recentemente scoperti, come il Vangelo di Tommaso, il Vangelo segreto di Marco o il Vangelo di Maria, sono resoconti veritieri degli atti delle parole di Gesù? Risposta. Il Vangelo di Tommaso è un racconto più o meno veritiero degli atti di Gesù, lo è meno per quel che concerne le sue parole.
Domanda: ne esistono altri non ancora scoperti? Risposta: sì, ne esistono altri che non sono ancora stati scoperti. I maestri nel mondo. Domanda: quali saranno il ruolo e il compito dei maestri? Settembre 82. Risposta: come il Cristo, anche i maestri avranno il ruolo di consiglieri in tutti gli ambiti della nostra vita. Ci saranno, come ho già detto, dei maestri che occuperanno ciò che si potrebbe definire la carica presidenziale in alcuni paesi. E in questi paesi si troverà quindi una certa forma di governo della gerarchia, costituente con il governo di forma democratica un sistema governativo misto. L'uno non esclude l'altro. Molti giovani considerano il termine maestro con sospetto. Lo intendono come un titolo con il quale esercitare autorità su di loro. Questo non è vero. Un maestro è semplicemente un maestro di se stesso e delle forze della natura. In virtù delle esperienze e dei conseguimenti spirituali dei maestri, una certa supervisione da parte della gerarchia si rivelerà del tutto accettabile in una struttura democratica. Domanda: quanti maestri ci sono attualmente nel mondo? Ne verranno altri? Agosto 82. Ci sono 11 maestri attualmente nel mondo e presto un dodicesimo prenderà posto fra loro. Alla fine ce ne saranno 40, ma la loro manifestazione richiederà un lungo periodo di tempo. Dapprima il gruppo iniziale dei 12 maestri sarà presentato al mondo dal Cristo in qualità di suoi discepoli. Alcuni di loro sono i discepoli che vissero con Gesù in Palestina: Giovanni il Beneamato, che ora è il maestro Cotumi, San Paolo, attualmente il maestro Ilarion, e San Pietro, ora il maestro Moria, faranno parte di questo gruppo, oltre al maestro Gesù. Domanda: quanti maestri ci sono ora in America? Marzo 84. Risposta: attualmente ci sono 6 maestri legati alla rivoluzione umana nel Nord e nel Sud America. 3 di loro si trovano in corpi fisici densi. 45 sono quelli che in America seguono l'evoluzione subumana e dei Deva, di cui solo 2 in corpi fisici densi. Domanda: lei dice che attualmente ci sono 12 maestri nel mondo. Uno di loro si trova a Parigi o in Francia, aprile 86. Risposta: no, non in questo momento, ma fra breve un maestro prenderà il proprio posto vicino Parigi. Domanda: i 12 maestri già presenti nel mondo hanno 12 differenti funzioni? Ottobre 85. Risposta: senza dubbio i maestri hanno funzioni differenti in base al raggio e al proprio ambito d'attività. Alcuni insegneranno, mentre altri si occuperanno piuttosto di problemi mondiali di ordine politico ed economico. Altri ancora ispireranno la nuova architettura, la pittura e la musica, mentre l'attenzione di alcuni sarà rivolta al campo scientifico e in particolare alla nuova disciplina olistica che integra scienza e religione. I maestri sono impegnati in campi differenti e tendono a specializzarsi secondo la qualità del proprio raggio, lavorando ovviamente in gruppo alla realizzazione del piano. Domanda: tutti i maestri manifesteranno i loro ashram? Ottobre 82. Risposta: no, dipenderà dal singolo maestro e dalla risposta al suo lavoro in ogni paese. Alcuni risponderanno meglio di altri. Certi maestri stanno già facendo delle esperienze in questo senso con vari gruppi in diverse parti del mondo. Si tratta di un progetto a lungo termine. Domanda: i maestri resteranno nel mondo tanto a lungo quanto Maitreya? In caso affermativo, hanno anche loro dei corpi Mayavirupa? Marzo 83. Risposta: la maggior parte dei maestri passerà un lavoro di natura più elevata, ma alcuni di loro, specialmente i più alti iniziati, i Choan della sesta iniziazione, resteranno nel mondo.
Uno di loro, il maestro Kutumi, diverrà il Cristo dell'era del Capricorno e il maestro Moria sarà il Manu della sesta razza. Molti maestri utilizzano attualmente un Mayavirupa, ma nel loro caso il principio usato per la sua realizzazione è differente. Quello utilizzato da Maitreya non ha precedenti nella storia del mondo e si presta ad un uso assolutamente permanente. I Mayavirupa utilizzati dai maestri non sono della stessa natura e necessitano di continui rifacimenti. Domanda. Si dice che coloro che hanno preso l'iniziazione del Cristo o del Buddha hanno la facoltà di decidere se ritornare o no sulla Terra in un corpo fisico per aiutare l'umanità. Dal libro La tradizione ebraica nella Kabbalah di Van Leeuwen risulta invece che secondo la Kabbalah questo non è possibile. Loro ci possono aiutare dal proprio piano, ma non su quello fisico. Quale di queste due opinioni è corretta? Aprile 86. Risposta. Trovo strano che mi si ponga una simile domanda quando da anni io dico che il Cristo nel mondo è in un corpo fisico. Non c'è alcuna legge che afferma che un Cristo o un Buddha non possano tornare in un corpo fisico. Questo è stabilito in base alle circostanze e al piano della gerarchia. Il metodo classico per ritornare consiste nell'adombrare il corpo di un discepolo specialmente preparato per questo compito. Il modo utilizzato dal Cristo oggi è la creazione del Mayavirupa nel quale vive fisicamente a Londra dal luglio del 77. Domanda. Perché Maitreya ha avuto bisogno di confezionarsi un corpo quando i maestri sono invece in grado di tenere propri per migliaia di anni? Luglio-agosto 85. Risposta. È vero che alcuni maestri mantengono lo stesso corpo per svariate migliaia di anni, è il caso di Maitreya, ma è più frequente che creino e ricreino dei Mayavirupi, dei corpi di illusione. È quello che fece Maitreya nel corso dei 5-6 anni che precedettero il suo ritorno nel luglio 77. I maestri normalmente non vivono nel mondo, cioè nel mondo quotidiano, circondati da milioni di persone, non respirano gas tossici, eccetera. Maitreya ha creato un corpo sufficientemente semplice e resistente, tale da permettergli di sopportare tutto ciò per l'intera età di Aquarius, e ciò nonostante è sufficientemente sensibile affinché le elevate vibrazioni spirituali gli consentano di compiere il suo lavoro come istruttore mondiale, così da convincerci circa la sua vera natura. La maggior parte dei maestri che ritornano ora usano già e useranno anche in futuro dei Mayavirupa autocreati. Tuttavia questi sono creati con un metodo differente rispetto a quello utilizzato da Maitreya, che rimane unico. Domanda. I maestri cambiano a volte i loro corpi di manifestazione, i loro raggi? Febbraio 85. Risposta. I maestri cambiano a volte, ma raramente, il corpo di manifestazione usando due metodi che dipendono dal loro grado evolutivo, la rinascita o la creazione di un Mayavirupa, un corpo autocreato. Di solito non modificano la loro struttura di raggio, ma possono farlo per ragioni specifiche, se necessario. Domanda. Vedremo il Maestro Gesù prima o dopo il giorno della dichiarazione? Marzo 84. Risposta. Dopo, nessuno dei maestri si manifesterà prima del Cristo. Domanda. Quale scopo verrebbe raggiunto con il ritorno di Maitreya che non potrebbe essere raggiunto con il ritorno di Gesù Cristo? Settembre 84. Risposta. Questa domanda rivela una confusione circa la relazione fra Gesù e il Cristo. Il Cristo, ovvero Maitreya, ha lavorato attraverso Gesù per 3 anni. Questa volta è il Cristo in persona che viene come istruttore mondiale per tutta l'umanità. Il Maestro Gesù ha invece un rapporto particolare con le chiese cristiane, ovunque esse siano. Domanda. La Chiesa Cattolica svolgerà un ruolo preciso dopo il giorno della dichiarazione? Maggio 86. Risposta.
Sì, quello di unificare la cristianità a condizione che sappia essere, alla luce della nuova realtà determinata dalla presenza del Cristo e da quella di Gesù come responsabile delle chiese cristiane, sufficientemente flessibile ed elastica, tanto da rinunciare ai suoi dogmi e alle sue dottrine di natura umana, al potere economico e politico e alla sua autorità sociale.